Buongiorno, 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 Zio Mamma mia, tutto a botte in testa. Ci pigliate uno scutolatore di rina. La mia badante. E uscite senza avvisarmi. Ho detto, tesoro mio, tu mi devi sempre avvisare quando entri dall'ospedale perché è capace che Zio Vito poi ti viene a prendere oppure non c'è, non trova le chiavi. Quello tiene le doppie chiavi. Arrivato a casa, mi ha trovato con urine e urane, le gemelle rumene. Ma noi stavamo facendo niente, stavamo sul letto, giocavamo alla mora. Zutta quella là, e Zio Vito stava vincendo, diciamo. A un certo punto mi sono uno scutolatore da qua, tutti spaccati qua la faccia, la mandibola, che già Zio Vito aveva la parentesi, craffer qua. Che mi ha guarito, grazie a lì, ha detto tu via, tu basta, tu stronzo. Ha detto parole in rumeno, cane morto, fanculo, sono una serie in rumeno. Ha detto, cioè, sono i canini qua che gridavano, i canini, oh, facevano certi dolori. Amore, ma io ti amo, non stavo facendo niente di male, sì, eravamo semi nudi, ma eravamo semi, nel senso che, cioè, stavamo. E lei non ci ha creduto, io lo so, ma stavo facendo un corso di lingue. Loro mi stavano facendo le lingue, che allora lei ha detto non ti credo, vai via. Allora pigliatevi i capelli, l'atterrate, cugine buona, andate via da casa mia, via, via da casa mia, casa mia, anche tu via da casa mia, subito ci ho visto via da casa mia. È bello, in un momento, questa è casa mia ancora. Ancora Zio Vito non è morto, quindi grazie a Dio è casa mia. Se vogliamo sciarrare, ci sciariamo anche in rumeno. Però questa è casa mia. Già ti hai pigliato un libretto della pensione, già ti hai pigliato una bella cosa, però bella. Vecci piano che è ancora casa mia. Ancora non sono rincoglionito, non ho firmato ancora. Le ha detto, allora io ti lascio, se n'è andato. Se n'è andato. Adesso sto soffrendo perché è andata via. Sono stata tutta la notte, l'ho passata in bianco perché infatti aveva ragione, non tanto perché Zio Vito è umano, diciamo, sì, c'erano urina e urana, però sono sempre cugine, parenti e cugini, si fanno per prima, quindi io non avendo fatto prima. Lei non c'era, io mi sono sentito un po' un calo psicologico, loro mi hanno aiutato in questo calo. Ecco che 2 o 3 giorni di calo ho avuto. Non lo so, è andata via, non l'ho più sentita. E a un certo punto, alle 3 stanotte, senti il citofono, io tremavo perché tremavo, avevo preso la botta, c'era una nevragina, e poi tremavo, ho paura che fosse lei arrabbiata ancora. Era sventolavana. Mi ha fatto la camomilla, meno male l'ho fatta salire perché con lei c'è un discorso diverso, diciamo, l'ho fatta salire, era la badante di Irina, ha detto Irina, io non t'ho potuto avvisare, ci ho visto che lei è uscita prima senza dirmi niente, nemmeno in me ospitale. Tant'è che io ho andato, ho fatto mangiare un altro paziente perché lei era andata via per farla mangiare. E niente, gesse tutti, se ne è venuta, ha detto, sventolavano, guarda, è successo così e così, mi ha beccato. Non eravamo nel letto, eravamo fuori perché fa caldo, fuori il letto sulle lenzuola, con urina e urana, e ho detto la verità. Ma io ho paura, sono solo, ho freddo. Lei ha detto: resto con te, Zio Vito. Ho detto: non vorrei che. Resta, ma chiudo a chiave da dire. Mi ha fatto compagnia, abbiamo parlato tanto, tanto, tanto. Tantissimo abbiamo parlato. Fino alle 5 di stamattina abbiamo parlato. Poi ha detto, Zio Vito, io so di questa tua cosa, che tu piace donne, piace, ma sono tutte dicerie, la gente ti vuole male, voce di popolo, voce di Dio, ma non è così, non è così, voce di popolo, resta voce di popolo. No, no.
ha detto: mi fai vedere, so che tu sei famoso per motocarro, sponde, ma cos'è questa? Ho detto: ah, vabbè, ma adesso è tardi, sono le 5 di mattina, ci mettiamo, metti in moto il motocarro per fare un giro. Ho detto: no, io non farei giri nel garage. E ho fatto vedere l'ultimo motocarro, l'ultima sponda che è rinforzata, quella da asporto. Ma ora mi sento un po' stanco, mi devo andare, scusate, mi gira la testa, mi ha detto vieni per piacere stasera, che mi sfasci, mi fasci, fasci sotto sto balcone, che tu sei guaglione, tu non conosci femmina, sì, io non conosci femmina, ti ho visto. E gli dico: beh, comunque mi è andata abbastanza bene, beh, dopo la gara mi ha pigliato pure un par di parrucculati ieri, ma diciamo che, come si dice, il gioco vale alla cannella. Beh, al vostro, che gli ha detto in casa vostra, domani vi faccio sapere se Irina è tornata o non è tornata. Per il momento devo rimanere con Sventolavano, perché lei ha insistito: non ti lascio, perché in queste condizioni non ti posso lasciare e ti devo accudire. Al vostro.